Buongiorno, buongiorno e buon sabato 28 gennaio. Voglio iniziare in una maniera un po' diversa questo video, il video del sabato mattina. Ieri sera sono andato ad assistere al concerto jazz di mio fratello Paolo Pellegatti Trio con Giancarlo Porro, Yazan Greselin all'organo Hammond, mio fratello batterista, e Giancarlo Porro al flauto e al sax. Un concerto al mare culturale e urbano, un posto molto bello, molto accattivante, frequentato da giovani a Milano. Ha l'atmosfera un po', ve lo ricordate, vecchi cuori del Capolinea. Capolinea è stato un locale fantastico. Abbiamo vissuto dei concerti jazz bellissimi, si andava a mangiare qualcosa, c'era bella musica sui navigli. Il Capolinea, questo mare culturale urbano, non lontano in via Novara, vicino a via Novara, non lontano da San Siro, ricorda quell'atmosfera. Ieri c'è stato il concerto jazz di mio fratello e per questo motivo voglio dedicarvi così 30 secondi di un brano che conoscete molto bene, tratto dal film La vita è bella di Roberto Benigni. Un brano rivisitato appunto dal trio. Ve lo dedico perché cominciate bene questo weekend, la vita è bella, ma poi la vita è bella, ricordate, parla della tragedia dell'Olocausto, dei campi di concentramento, e ieri era il giorno della memoria, quindi abbino le due cose, ricordando il giorno della memoria e soprattutto dedicandovi questa canzone perché cominciate bene questo weekend. Ecco, avete sentito la rivisitazione, veniamo al Milan, al nostro Milan. Ma partiamo da lontano, partiamo ancora da Nicolò Zaniolo. Il titolo è chiaro, Zaniolo ha detto no. Ieri lunghi colloqui tra l'agente Claudio Vigorelli e gli inviati del Bournemouth, Zaniolo ha detto no, nonostante mi sembra gli abbiano offerto 4 milioni e mezzo, addirittura 5. Nulla da fare. Zaniolo vuole il Milan, adesso giocherà alla Roma, cercherà di onorare la maglia giallorossa da grande professionista, ma ci sono grandi problemi a Roma perché il club è infuriato con il giocatore, e la sua uscita avrebbe permesso forse di andare su Ziyech, ci sono problemi di lista perché torna Wijnaldum, la presenza di Zaniolo forse porta un problema anche nella compilazione delle liste, e quindi la Roma non è escluso che prenda provvedimenti pesanti nei confronti di Nicolò Zaniolo. Ovviamente questo riguarda Zaniolo e club giallorosso, ma per sottolineare ancora la volontà di Zaniolo che pensa e vuole solamente il Milan. Ripeto, onorando adesso la maglia giallorossa, ma vuole poi arrivare stimolato, forte, voglioso di riprendere una carriera splendidamente iniziata poi anche a causa di incidenti, anche a causa di qualche suo atteggiamento, e di una carriera che ha avuto degli alti e tanti bassi. Quindi volevo partire con quello, perché ci sarà, qualcuno chiederà, ma magari ce lo daranno in prestito l'ultimo giorno? Da quello che ho letto ieri sera non credo proprio. Ma chi potrebbe diventare il numero 7 del Milan, oltre che Messias e Selemekers? Dario Osorio è un nome al Milan interessa. Purtroppo, amici, dobbiamo abbiamo sempre a che fare con i voraci club inglesi. Il Milan sarebbe intenzionato a offrire circa 5 milioni di euro per il giocatore del 2004, ha compiuto gli anni qualche giorno fa, il 24, 1,84, 7 gol già realizzati,
un giocatore di cui parlano benissimo, grande talento. Però non l'ha scoperto solo il Milan. Purtroppo, come dicevo, ci sono i soliti voraci club inglesi. Newcastle, Tottenham hanno offerto, il Newcastle o il Tottenham ha offerto circa 10 milioni di euro, l'equivalente di 10 milioni di euro. Ma i Villans, l'Aston Villa, sarebbe arrivato a 15 milioni di euro. Chiaramente sono quotazioni che il Milan non può eguagliare e dunque speriamo che siano solo voci queste offerte dei club inglesi, perché il Milan lo prenderebbe già a gennaio, anche perché prendendo un extra comunitario colmerebbe anche la terza casella e quindi il Milan sarebbe pronto anche nella prossima stagione con tutte le caselle occupate, ed è importante quello. Ricordiamo che ha occupato quella di Vasquez e adesso ne ha un'altra e ci auguriamo che possa occuparla proprio per una questione di regolamenti, avere tutti gli extracomunitari prima poi della nuova stagione a giugno sarebbe importante. Purtroppo c'è come sempre la solita club inglesi e quindi vediamo come finirà, ma il Milan lo vorrebbe riuscire a prendere Dario Osorio, un giocatore che potrebbe mettersi in mostra perché è già titolare all'Università del Cile, e vedremo un po' le prossime ore cosa succederà. Il Milan ci prova. Per quello che riguarda le uscite, Adli non si muove, Bakayoko, come vi ho sempre detto, non si muove, Lazetic tendenzialmente il Milan vorrebbe tenerlo, ma non è da escludere ora un prestito dell'ultimo minuto a una squadra italiana, non so quale, si è sempre parlato un po' di Cremonese, mentre Adli rimane, speriamo che ci dia una grande mano nel proseguio della stagione. Ma veniamo al campo, veniamo a una notizia che potrebbe interessare anche a chi gioca al fantacalcio. Mi hanno detto ieri che Rebic avrà un sicuro posto di titolare. Lo verificheremo oggi. Stamattina, appena molto presto, intorno alle 10, ci sarà già la conferenza stampa di Stefano Pioli. Stefano Pioli, cercheremo di carpire qualcosa a livello di schemi. Qualcuno mi ha detto ieri potrebbe anche cambiare e mettere un centrocampista in più. Qualcuno aveva auspicato anche alla vigilia della partita contro la Lazio. Dovrebbe esserci Rebic. Per quello che riguarda il resto della formazione, in porta Tatarusanu con Calabria, non sta benissimo ma stringi i denti il capitano, Teo Hernandez con Kjær, Kalulu, non c'è Benasser squalificato, allora Tonali, favorito Krunic, là davanti tutto da vedere, Rebic, ma non sappiamo se al posto di Leao o di Giroud, se dovesse essere vera la notizia. A destra vedremo chi sceglierà tra Selemekers e Messias, e se dovesse giocare un centrocampista in più, chiaro che occuperebbe la posizione di Diaz o di De Ketelaere, penso, a meno che cambia addirittura schema Stefano Pioli, ma non credo. Quindi questi sono i dubbi della vigilia della partita contro il Sassuolo. Vedremo che domande porre a Stefano Pioli, sperando di trovare un po' domande stimolanti, domande che poi ci possano dare magari un titolo. Ci sarà uno Stefano Pioli che forse avrà la stessa voglia che aveva dopo la partita contro la Lazio di parlare oggi, però la conferenza stampa è importante per capire quali siano i sentimenti, le sensazioni di Stefano Pioli alla vigilia di questa partita. Giorno importante, vi ho già detto poi, e voglio ancora sottolinearlo, il 1° febbraio. Perché il 1° febbraio? Innanzitutto bisogna capire se nella lista UEFA, perché il 1° febbraio bisogna consegnare le liste
per la Champions League il giorno dopo la fine del mercato, se ci sarà Zlatan Ibrahimovic. Ma poi c'è un altro risvolto. Seguitemi bene, portiere. Allora, il 1 febbraio non sarà ancora fuori dalla sua solita palestra per i soliti esercizi e i massaggi Mike Maignan. Non ci sarà. Quindi il Milan che problema si porrà? Non ha ancora visto Mike Maignan fuori. Non sa ancora quali siano le sue reali condizioni. C'è ottimismo, gli esami sono andati bene, però un conto gli esami, un conto gli esercizi in palestra, un conto è vederlo in campo. Il problema è se il Milan si fida, mette Mike Maignan, ma non mette Tatarusano come nell'altra lista di settembre, con Mike Maignan che non è ancora entrato ad allenarsi a fondo, toglie Tatarusano. È un problema, perché se Tatarusano viene inserito e Ibrahimovic viene inserito, devono essere due i giocatori stranieri che devono essere tolti. Ed è un problema. Già non c'è Vranks, non c'è Cho, non c'è Adli. Bisogna togliere qualcuno tra Ballotouré, Dest, mi sembrano i due più, diciamo, credibili candidati, perché non credo Krunic, che serve con la sua esperienza. Quindi il problema del Milan sarà proprio quello di capire, oltre che Zlatan Ibrahimovic, cosa fare del portiere, perché francamente sarebbe un po' un rischio mettere Miran, come nella lista scorsa, Mirante e Maignan, perché Mirante e Maignan vanno bene. Poi vi ricordate che poi è stato inserito Tatarusano secondo regolamento, facendo vedere l'infortunio, che aveva un tot giorni a livello di diagnosi, ma soprattutto di prognosi. Ha fatto vedere diagnosi e prognosi, ci sarebbero stati tot giorni di assenza. Allora l'UEFA ha accettato il cambio e ha ammesso Tatarusano in lista. Ma adesso che cosa fare se mi si mette Mike Maignan con Mirante, senza che Mike Maignan abbia dimostrato di essere tornato pienamente in condizione? Quindi anche questo è un ulteriore ostacolo per capire bene, per riuscire bene a formare. Certo, Pioli, Massara, Paolo Maldini hanno le idee molto chiare, probabilmente sanno che come lavorare, però indubbiamente togliere addirittura, nel caso che arrivasse anche Ibra, due giocatori stranieri, e poi con l'immissione di Tatarusano diventa sicuramente complicato. Il 1 febbraio lo seguiremo bene questa cosa, perché ci illuminerà sulle condizioni di Maignan e sulle condizioni di Zlatan Ibrahimovic. Se vi è piaciuto questo video mettete il vostro like, iscrivetevi al canale YouTube di Carlo Pellegatti, attivate la campanella e scaricate dal link in descrizione l'applicazione numero 10.